Buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi cercheremo proprio di fare un po' il concentrato, il succo di tutto quello che speriamo non accada questa notte. Sì. Io innanzitutto vi auguro, come sempre, come si suol dire, un buona fine, un buon principio. E speriamo appunto che possa prevalere il buon senso, la civiltà, a prescindere dalle campagne di sensibilizzazione che comunque servono, questo è ovvio, perché magari non tutti sanno che i botti forti provocano terrore, panico, morte agli animali, soprattutto quelli che sono in strada. Quindi evitiamo i botti pericolosi, evitiamo di gettare le cose vecchie giù, anche perché poi corro rischio anche io. Ma sì, dai, ma no, perché molto spesso si usa, sai, buttare tutti, anche vecchi elettrodomestici. Sì, quindi comunque sì, dai piatti addirittura. Ma dai, guarda, per favore, veramente... mi voglio no, ma sul serio, sì, cioè sì. Il giorno dopo sembra un po' Beirut, per cui veramente cerchiamo di far prevalere il buon senso, il criterio, pensiamo anche agli animali che vivono già il disagio di non avere una casa. Davvero. Quindi festeggiamo con civiltà. Come e soprattutto dice, spegni la miccia. Sì, accendi la radio, scusami Silvana, radio, no, infatti, ti interrompevo, perdonami, è soltanto per dire, per ricordare, niente suocere dai balconi stanotte. Ma che si lanciano le suocere dal balcone, che sei pazzo. No, magari sei in ascolto, non posso dirvi più di tanto. Ma sì, e poi ovviamente noi non lo diciamo perché noi lo diamo per scontato, anche tutte le persone che vivono in strada senza fissa dimora. Assolutamente. Facciamo che sia festa per tutti e che non sia veramente un giorno da dimenticare per nessuno. Assolutamente, facciamo che domani non ci siano i bollettini di guerra che ogni anno si sente dalla cronaca, insomma, cerchiamo di festeggiare veramente nella maniera più civile possibile.